Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È la continuazione dei video che avete visto nelle scorse puntate. Questa qui è la quarta puntata. Abbiamo fatto anche gli altri video, andatevi a vedere i video precedenti. Oggi faremo Le candele. il cambio candela. Quindi Ci proviamo. ci proviamo perché qua è un po' un casino, cioè diciamo che in Kawasaki non so come fanno. O smontano il motore per farle fatte bene. Molto probabilmente fanno così perché qua c'è il telaio di mezzo ed è un po' difficile raggiungere le candele. Però abbiamo degli snodi che ci dovrebbero aiutare a riuscire facilmente a Facilmente un smontarle. pallone, però Facilmente, sì. riuscire senza smontare mezza moto. Esatto. Vediamo questo qua. Mi terremo aggiornati. Allora, ragazzi, la situazione è questa. Quindi le candele ce n'è una qua, una là in mezzo, l'altra qua sotto e l'altra qui. Quindi quattro candele. E, il problema non sono tanto quelle laterali che bene o male ce la facciamo, ma sono le due centrali, perché c'è il termostato della pompa dell'acqua, il termostato del circuito dell'acqua, il raffreddamento che rompe le balle, e quindi adesso dobbiamo cercare di capire un attimo. Probabilmente svitiamo qualche vite qua, di modo di riuscire quantomeno a muoverla a destra e a sinistra. E farci spazio per togliere le candele e le pipette delle candele. Quindi comunque il primo step sarà togliere queste pipette, si sfilano verso l'alto e poi una volta sfilate tutte arriveremo alle candele tramite la chiave apposita. Comunque vi facciamo vedere. Intanto ci liberiamo un po' di spazio. Ok, allora, intanto abbiamo svitato questa vite per riuscire, vedete, a muovere meglio la questione che c'è qua. E qua sotto, Non so se si vede non con la so se si luce, vede, ma ma non siamo dotati di torcia. dovremmo riuscire ad arrivare alla candela con la chiave lunga. E niente, adesso dobbiamo smontare le pipette. Io, questa qua esterna dovrebbe essere abbastanza semplice, dovrebbe. E poi non so se vedete laggiù sotto, ci sono le due sotto il telaio, che sono un po' quelle complicate. Io non so quanto chiedono in officina a Kawasaki per cambiare le Sì, candele, no, ma secondo sicuramente me fanno un lavoro da Madonna. ti staccano un occhio dalla testa. Andiamo di qua. Questa Questa è abbastanza è esposta. E abbastanza facile. l'altra è questa qua. Oh, direi prima le cose difficili, per come la vedo io, e poi le Bravo, cose sono facili. d'accordo, d'accordo. Qui c'è la mollettina, quindi cliccate sulla mollettina e intanto vi liberate la pipetta, così che non rischiate di strappare tutto quando la tirate su. Questa qui è Al massimo durissima. vi aiutate con un È piede di porco. durissima. Tirate Tac. verso l'alto. Ok. Ecco, adesso dobbiamo capire dove farla passare. Da smontare questo. Sì, stavo pensando. Vedete, man mano che fate le cose, capite che cosa dovete smontare. La cosa bella è che finora le cose che abbiamo smontato sono tutte con la chiave numero 10. Sì, quello è comodo. Quindi potete usare un solo attrezzo per il momento. Non l'ho persa. Ah. Ok, così almeno. Da qua sotto. Eccola qua. Questa Eccola, bellissima. qui è la pipetta che, insomma, non è neanche messa malissimo. Se la trovate tutta arrugginita, mi raccomando, cambiatela. In questo caso non è messa malissimo. Vediamo se si E vede lì, in qualcosa. questo foro qua, in fondo al foro, Fondo. c'è la pipetta, c'è la candela. E, Metti a fuoco dipende inarrivato dalla questa. moto che avete, sì. Dipende dalla moto che avete, in alcuni casi è quasi fuori, quindi la vedete, in altri casi è proprio molto in fondo, come in questo caso. Quindi è anche difficile vederlo. Ah, mi raccomando, segnatevi l'ordine della pipetta perché sennò è un Sì, casino. esatto. Questa qui è l'esterna sinistra del primo cilindro, magari ci segnate con pennarello 1, 2, 3, 4 a seconda dei cilindri. In Giusto. alcune moto è molto più semplice, solitamente dei bicilindri che soprattutto i bicilindri CV, E quella basta togliere dal box a un è certo quella molto punto. facile anche. Diciamo che questo è un po' un caso limite, forse è una delle moto dove è più difficile cambiarla. Ma anche per esempio nei boxer. È molto facile perché è quasi fuori la candela. Sì. Però
Esatto, che è il motore boxer, è facilissimo. Quattro cilindri sono un po' più scomodi perché bisogna montare mezza moto. Però niente, dai, mettiamoci a lavoro e vediamo se riusciamo ad arrivare alla fine. Vi faremo vedere poi una volta tolte le pipette centrali, magari vi spieghiamo come abbiamo fatto, che poi non deve essere per forza la Bibbia, ognuno Sì, ha i ognuno ha il suoi suo metodi. metodo poi alla fine, ovviamente. Come abbiamo già ripetuto, non siamo meccanici professionisti, quindi possiamo anche sbagliare. Va bene, ci vediamo dopo. Allora, per riuscire ad arrivare alle candele dovete fornirvi di una roba del genere. È un accrocco con lo snodo, così che anche se in posizioni particolarmente difficili riuscite comunque ad arrivarci. Adesso ci proviamo, vediamo se ci arriviamo. Intanto siamo riusciti a togliere le Sì, pipette. abbiamo tolto tutte le pipette. È stato difficile, ma con un po' di leve ce la si Adesso fa. vediamo se riusciamo a entrare da qualche parte. Non è esente da bestemmie questa procedura, ovviamente. Però d'altronde noi questo abbiamo e quindi ci arrangiamo in questa maniera. Ok. Insomma, riusciamo anche a usare la dinamometrica, quindi buono. Va bene ragazzi, ci aggiorniamo quando riusciamo a toglierne una. Allora, siamo riusciti a entrare. Queste qui sono le chiavi che abbiamo messo. E abbiamo dovuto fare in due step. Quindi prima abbiamo messo la chiave a bussola con una prolunghetta. Dopo ci siamo ancorati Gli snodi e con lo snodo come il ricollatore. questo, identico a questo, e poi ci abbiamo messo questa E chiave un qua riduttore piccolina. per Perché mettere la chiave da un purtroppo mezzo. c'è sto telaio qua che rompe le balle, e quindi se non usi la combinazione giusta dei pezzi non riesci ad arrivarci. Adesso ci siamo arrivati e procedo a smontare la candela. Quindi controllate che sia ben a pacco, ben giù. Problema sarà tenerla su. Speriamo che si incastri. No, incastrare si incastra, il problema è perché devi togliere i snodi prima Tolgo tutto. e dopo non riesci a raggiungere. Assicuriamoci che sia completamente svitato, ma penso che ci siamo arrivati. E anche in questo caso dovremmo fare in due step, in teoria. Già, il problema è che poi se si separa lì. Siamo riusciti a toglierne tre. Eccole qua, vi faccio vedere come sono messe. Prendi sulla scatola. Ovviamente abbiamo fatto non poca fatica, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E nulla, adesso metteremo le nuove candele e registriamo un pochino come le mettiamo. Allora ragazzi, tolta anche la quarta candela, intanto vi faccio vedere che andremo a montare la candela all'iridio, che è una candela differente rispetto a quelle classiche. Questa qui è la candela normale che c'era montata, questa è la candela all'iridio. Come vedete anche strutturalmente è leggermente diversa, anche l'elettrodo è completamente diverso, questo è molto più piccolo quello all'iridio ed è appunto al materiale iridio, un materiale molto più duro, molto più resistente, ha un punto di fusione molto molto maggiore, quindi dura per molti più chilometri rispetto alle candele standard. E poi come altre caratteristiche dovrebbe migliorare l'accensione, fa una scintilla molto più precisa. E difficilmente manca di scintilla, per cui dovrebbe girare molto meglio anche il motore teoricamente, ma il vantaggio non è tanto nelle prestazioni perché rimangono quelle, ma più che altro nella durata stessa della candela. Queste qui vanno cambiate nel mio caso ogni 12.000 km, queste qui le puoi tenere anche 20, addirittura 30, comunque almeno il doppio rispetto a quelle normali. Sembra che ne sappia il ragazzo, vero? Sembra. E data appunto questa caratteristica, essendo che è difficilissimo cambiare le candele, insomma, meglio te. Meglio. Il gioco, la spesa vale la candela, perché almeno così non stiamo a cambiarle una volta all'anno. Prima di inserire la candela, è meglio metterci un pochino di grasso al rame. Questo qui è per alte temperature. Sostanzialmente, cosa serve? Serve quando andrete poi a smontarle, che vengono su molto più facilmente.
evitare che si incollino sulla moto. Mettiamo un pochino sul filetto. Adesso andiamo ad inserire delicatamente, cerchiamo di No, allora. non le buttate dentro alla bruta, perché allora sarebbe da evitare a mano, sarebbe da puntare a mano quantomeno. Allora, una volta avvitate a mano e arrivati a stringerle, bisogna usare la dinamometrica per stringerle, in questo caso a 13 newton per metro. Ovviamente le misure le trovate nel manuale d'uso e manutenzione della moto. Allora, questa è la dinamometrica messa a 13 Nm per metro. E cosa abbiamo fatto? L'abbiamo già serrato una volta la candela. Quando fa click, siete a posto. E l'abbiamo svitata un'altra volta e riavvitata sempre a 13. Questo perché le candele hanno alla base una rondellina che va a schiacciarsi, quindi potrebbe falsare la chiusura. Se voi la chiudete bene, la svitate un attimino, mezzo giro, e la riavvitate, così siete tranquilli che avete serrato in maniera corretta. Facciamo così per tutte le altre candele, e una volta serrate tutto a posto, rimettiamo le pipette, magari le lubrifichiamo un pochino con uno spray al silicone, adesso magari vi faccio vedere dopo, e poi abbiamo finito. Allora ragazzi, alla fine niente, abbiamo dovuto inventarci questo attrezzo orribile che però ha funzionato. Abbiamo dovuto mettere lo scotch qua perché per incollare la candela abbiamo messo un pochino di nastro dentro e la candela si incolla, si incassa e non cade. Il problema è che poi cioè la bussola rimaneva dentro la moto e non riuscivamo a toglierla, quindi abbiamo dovuto incollare tutto quanto, in modo che così riusciamo a tirare, a togliere la bussola. Insomma, un casino. Posso dire una cosa? Non comprate la Z800, per favore. No, esatto. Su altre moto è molto più facile, qui è un casino. Ok, mettiamo il grasso al rame. Ok. È stato Inseriamo la finito candela. un delirio, ragazzi. Ma non si avvia. Allora, se riuscite, avvitate a mano da qua. Se non riuscite, perché in questo caso è scomodissimo, ragazzi. Purtroppo farlo fatto bene su sta moto mi è Sì, purtroppo non fai impossibile. errore. Ah, ok, non era sceso. Perfetto. Allora. Sì, sarebbe da tirare giù il motore. No, ma gira bene. Se riuscite a girare a mano, meglio, perché così capite se il filetto ha trovato la giusta corsa o meno. Ora sta diventando duro, quindi lascio questa chiave qui, prendo la dinamometrica, attacco la dinamometrica e giro. 13 newton metri, se non l'abbiamo già detto. Sì, 13 newton in questo caso. In questo C'è caso. quella prolunga che è un po' morbida, quindi insomma sono 13 newton un po' falsati. Potrei pure mettere 15, però. Si sarà spanata? Che dite? No, ci siamo arrivati. Ok. Il suono dell'amore quando ti canti. Ora vedete che è durissimo, quindi cosa faccio? Non con questo, con l'altra chiave smuovo un pochettino, proprio giusto per farla smollare un attimo la bussola. Ottimo. No, Andata. mamma mia, ok. Anche questa è andata. Montiamo l'ultima e ci vediamo dopo. Messo la prima pipetta e collego l'apposito connettore. Tac. Allora, le pipette, sembra che non sono messe benissimo di ruggine, le pulisco un pochettino con lo svitol. Ah, che bello. Sì.
meno il grosso lo togliete. Vabbè, lasciamo agire un attimo. Tanto mettiamo questo. Questa è la numero 2. E adesso arriviamo. Studiando, mettiamo. Ok. Eccola qua. Pressate fino a che non arrivate proprio a pacco. Sì, ci sto. Ok, ragazzi, abbiamo rimontato le pipette sulle candele, abbiamo ricollegato tutto, abbiamo rimesso il serbatoio, abbiamo acceso la moto e per fortuna si accende, quindi gran bella cosa. E niente, poi andrò a provarla in questi giorni, vedremo un po' come si comporta con i nuovi upgrade. Ragazzi, per oggi è tutto. Spero che il video vi sia stato utile, vi abbia fatto sorridere visto che abbiamo avuto diversi problemi. E però Noi non abbiamo sorriso tanto, però vabbè. alla fine ce l'abbiamo fatta. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao Iscrivetevi al ragazzi. canale di Ah, Lorenzo, dai, certo. almeno per ripagarci tutto lo sforzo che abbiamo Sì, no, fatto. infatti, mi raccomando, È iscrivetevi. gratis, iscrivetevi, dai. Speriamo che i Prossimo. prossimi video siano un po' più semplici rispetto a un cambio candele. Ciao a tutti. Ciao.